Grazie, chitarra facile. Ciao, Simplari. Eh sì, ho fatto una breve intervista a Kio Marcello, uno dei più storici e ammirati chitarristi nel panorama metal di fine anni 80. Ma vediamo prima velocemente chi è e poi cosa mi ha rivelato nell'intervista. Ringrazio infinitamente di cuore i ragazzi che hanno organizzato il Vintage and Guitar Expo, che si terrà questa domenica 10 novembre a Reggio Emilia, che mi hanno permesso di fare questa intervista. Per chi fosse interessato, in descrizione metto tutti i link che spiegano l'evento. Ok, ma chi è Kio Marcello? È un grande chitarrista, è svedese ed è principalmente conosciuto e famoso per aver suonato negli Europe dal 1987 al 1992. Per intenderci, gli Europe sono quelli di... Dopodiché ha intrapreso una carriera principalmente solista. Anche se prima e dopo gli Europe Kio Marcello ha suonato praticamente sempre metal, le sue influenze variano parecchio. Per esempio ha suonato molto jazz e, per dire, il suo più grande eroe è Ritchie Blackmore. Cioè, capite quanta cultura musicale deve avere quest'uomo sia nella testa che nelle dita. Ok, ma la persona che mi affianca nei podcast, il mio grande amico Jepp, tra quelli che conosco è uno dei più grandi fan di Kio Marcello. Quindi mi sembra giusto far dire qualcosa in questo video. Vai già. Ciao a tutti, perché Kio Marcello è un grande chitarrista. Punto 1, ha contribuito a rendere unico e importantissimo un album dell'Europe Out of This World. In questo album Kio Marcello sostituisce John Norum, quindi reinterpreta un nuovo modo di suonare e si mostra al pubblico con il suo personaggio, dalla tecnica sopraffina e da uno stile molto forte d'impatto che ha veramente reso questo album una pietra miliare nel mondo del metal. Punto numero 2, c'è un assolo in particolare sempre all'interno di questo album che è Superstition, che è un assolo incredibile e che tutti i musicisti dovrebbero imparare, tanto che il nostro italianissimo Donato Begotti, un grandissimo della chitarra, a una clinic l'ha dimostrato, l'ha spiegato e l'ha suonato dal vivo spiegando tutte le frasi che compongono l'assolo, elogiando Kio Marcello per la sua tecnica e per la struttura compositiva di questo assolo. Quindi credo che già solo questo basti per identificare Kio Marcello un grandissimo della chitarra. Ciao. Grazie Jepp, ma adesso passiamo alla parte fondamentale di questo video, l'intervista. Le domande sono poche, ma ho cercato di farle in modo che possano essere principalmente di aiuto e di ispirazione a chi sta iniziando a suonare la chitarra. Anche se a dirla tutta, certe risposte che ha dato hanno fatto riflettere molto anche me. La prima domanda si basa sul fatto che, talento o no, tutti i chitarristi per imparare si sono fatti un... così. Quindi chi? Quanto tempo dedicavi alla chitarra quando hai iniziato a imparare a suonare? When I started off, I spent a lot of time playing the guitar. I practiced a lot because it was pretty much the only thing I did. Ottimo. E qual è il consiglio più importante che ti hanno dato quando stavi imparando a suonare la chitarra? Well, the most important advice I ever got was my uncle Henry, who came to my school with a book called 100 Chords, and he told me, you gotta learn the basics, learn all the chords. Hai detto di aver suonato anche jazz nei primi anni con la chitarra. Quanto ti ha aiutato lo studio del jazz nel genere che poi hai suonato in seguito? E soprattutto, consiglieresti ai giovani chitarristi che si stanno avvicinando al metal e che vogliono suonare metal di imparare anche a suonare jazz? Yes, I played a lot of jazz. I would very much recommend it because you learn so much studying the real book, the fake book. Check out the harmonies and find a way how to perform the song and improvise to it. Una volta hai detto che la personalità di un chitarrista si sente principalmente dai bending, dalla plettrata e dal timing. Tu hai passato tanto tempo a lavorare su questi aspetti o secondo te è una cosa che ti è venuta naturale e spontanea? It started with the bends. I wanted to bend like Jeff Beck and Eric Clapton and Carlos Santana, and then I went over to picking, I guess. I want to pick like John McLaughlin or Al Di Meola, and all of that I learned while playing with other people. That's how you learn stuff, and that's how we learn the timing.
That's why it's important to play with a lot of different people so you learn different timings and different musicians. Domanda: quando sei entrato negli Europe, hai dovuto un po' cambiare il tuo modo di suonare? No, I didn't change anything when it's Europe. Of course I adapted to the musical style we were going for, but I think if anything they had to change for me. I think that's another trademark of a good guitar player. You sort of create the sound together with the rest of the band. So the two albums I played on, Out of This World and Prisoners in Paradise, they pretty much sound like Key Marcello albums, don't they? Although they are Europe albums. Uno dei tuoi più grandi eroi è sempre stato Ritchie Blackmore, ma nel tuo modo di suonare di oggi è rimasto qualcosa di quello che hai studiato di Blackmore? E se sì, cosa? I'm sure there are residues on my Blackmore consumption at a younger age. I definitely still have the intro of a strange kind of woman in the back of my mind somehow, the bends and the notes and, well, just generally the melodic side of Ritchie Blackmore. Ok, concludiamo chiudendo il cerchio. Dimmi un po', che consiglio daresti, qual è il consiglio più importante che daresti a un chitarrista che sta imparando in questo momento? My advice to young players starting off the day would be the same as my uncle Henry gave me in the 70s. Learn the basics, learn the chords and the scales that go with them. You're gonna need them along the way. That's the key how to do great music. Rock on. Ottimo, ringrazio di cuore Key Marcello per aver dedicato tempo nel rispondere a queste domande e soprattutto per aver dato dei consigli a chi si trova nella delicata situazione in cui sta imparando a suonare la chitarra. Grazie, chitarra facile. Ciao Simple Larry. And see you at the Guitar Expo, November 10th, don't miss this. Ancora grazie agli organizzatori del Vintage and Guitar Expo e mi raccomando, ci vediamo domenica, trovate maggiori informazioni in descrizione. Ciao!